sinodo da famiglia, das famílias, in especial pelas relíquias. Siamo venuti a Santa Maria Maggiore in occasione del sinodo, specialmente sapendo che qui ci sono le reliquie di Santa Teresina e dei suoi genitori. Abbiamo avuto la grazia di pregare davanti a queste reliquie ed è stata una grande emozione. È molto emozionante. È la prima coppia in tutta la storia della Chiesa che viene canonizzata insieme. Questa è anche una novità, è un motivo di gioia e di interesse particolare, direi. Il secondo motivo di interesse è che appunto accade durante il sinodo della famiglia. È stata espressa volontà di Papa Francesco proprio che, se fosse stato possibile, appunto una famiglia potesse essere proposta. E 2 mesi prima di questa richiesta era appunto arrivato in congregazione a Casa dei Santi il processo, quindi siamo molto contenti. Una famiglia, diciamo così, normalissima, che però ha vissuto in una maniera eccezionale la propria vita cristiana, affrontando quindi con lo spirito di Dio, con l'affetto, con l'amore, con la solidarietà, con l'apertura alla vita, con la disponibilità ad accogliere anche i poveri, con la sensibilità verso i bisogni dell'altro, con la disponibilità ad aiutare in parrocchia la loro quotidianità, insomma. Una coppia straordinaria nella sua semplicità. I coniugi Martin hanno vissuto una vita di santità ordinaria e arrivano insieme agli onori degli altari. Esatto. Teresa stessa, la loro figlia, oggi dottore della Chiesa, diceva del mamma e papà, avendo sempre percepito di essere nata in una terra santa, aveva questa espressione per il proprio papà e la mamma, li definiva genitori incomparabili. Dio mi ha dato un padre ed una madre più degni del cielo che della terra. Quindi una coppia straordinaria nella quotidianità. Non hanno fatto nulla che una famiglia di oggi non abbia fatto o realizzato nella propria vita. Solo che Luigi e Zelia lo hanno realizzato nella perfetta obbedienza ai precetti della Chiesa, alla legge del Vangelo, avendo messo Dio all'inizio del loro matrimonio al primo posto. Papà Martin diceva che in casa sua Dio era il primo ad essere servito, al punto tale che anche di domenica, pur potendo aprire il proprio negozio per il lavoro di gioielliere e di orologiaio, Luigi teneva chiuso questo suo esercizio, pur potendo fare dei bei soldi in quella occasione. Che cosa ha caratterizzato questa famiglia in particolare? La preghiera? Sì, sicuramente la preghiera, ma intesa direi nel senso di ascoltare Dio e cercare di comprendere qual è la sua volontà e quindi obbedirgli serenamente, scoprendo questa volontà, certo in un dialogo interiore, ma anche poi confrontandosi tra marito e moglie, vedendo come qual è il bene dei figli, come affrontare le cose insieme e in quello cogliere allora anche un po' la mano di Dio che guida. In questo senso credo, sì, la preghiera. E il matrimonio vissuto come vocazione? Matrimonio vissuto come vocazione, certo, con la disponibilità anche lì a cambiare l'idea che si aveva di cosa vuol dire, di qual è il matrimonio, di qual è la santità nel matrimonio e lasciarsi guidare in fondo dalla Chiesa, come è accaduto a loro. La famiglia Martin è stata per Teresa una scuola di santità. Mamma e papà sono stati coloro che hanno vissuto la santità quotidiana tra le mura domestiche, frequentando la chiesa, ma papà per esempio aveva anche l'abitudine della pesca, gli piaceva giocare a biliardo, amava i viaggi, quindi la santità dentro tutti gli ambiti della vita quotidiana, investiva in borsa, però stava attento a non speculare. L'amore al prossimo, l'amore al poveri, è stato insegnato in casa di Martin. La misericordia, di cui apriremo presto il giubileo straordinario, Papa Francesco aprirà questo giubileo straordinario, possiamo definire la famiglia di Luigi e Zelia scuola di misericordia tra marito e moglie e insegnata ai figli, accogliendo i poveri in casa e soprattutto aiutando i poveri nelle loro necessità. Os devotos de Santa Teresinha, Santa Teresinha agiu na nossa vida, no nosso matrimônio. Siamo devoti a Santa Teresina. Lei ha operato prodigi nella nostra vita, nel nostro matrimonio, nelle più grandi difficoltà che abbiamo vissuto. Abbiamo un suo quadro appeso vicino al nostro letto e tante volte abbiamo chiesto il suo aiuto e la sua intercessione.
Oggi siamo qui per dimostrare il nostro amore e per ringraziare il Signore per tutte le grazie ottenute nel nostro matrimonio. Agradecer a Deus as graças alcançadas no nosso santo sacramento do matrimônio. Sono due miracoli che la Chiesa ha chiesto per poter procedere prima alla beatificazione, ma la condizione era che fossero entrambi invocati come coniugi, come coppia. Quindi il miracolo fatto come marito e moglie, come coniugi cristiani. Il primo miracolo si tratta della guarigione di un bambino di Monza, nato a termine, con delle gravi malformazioni polmonari. Questa guarigione, questa vita che non era compatibile con l'esistenza, questa malattia non era compatibile con la vita, ha dato luogo al primo miracolo, quindi alla prima beatificazione avvenuta il 19 ottobre del 2008 a Lisieux. Un mese dopo avvenne un secondo miracolo avvenuto in Spagna, una bambina prematura, Carmen Pérez Pons, nata con una grave poi emorragia cerebrale e molte altre complicazioni incompatibili proprio con la vita, hanno invocato i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino e inaspettatamente la bambina, pur con questa grave malformazione dovuta all'emorragia, non ha nessuna complicanza e i medici sono rimasti sorpresi di questa guarigione completa della bambina, che dà adito, questo secondo miracolo, alla prossima canonizzazione dei coniugi Martin il 18 ottobre prossimo, proprio durante il sinodo, e saranno la prima coppia a salire agli onori degli altari insieme, quindi iscritti nell'albo dei santi, come marito e moglie. Nós trabalhamos com um terço de famílias, que as crianças pequenas podem ir, não atrapalham, são bem-vindas. Trabalho também com a catequese, minhas duas filhas. Nella nostra parrocchia abbiamo un gruppo di rosario per le famiglie, anche i bambini vengono, non disturbano. Io sono catechista, anche le nostre figlie sono catechiste. Lavoriamo con i giovani. La grande difficoltà ai giorni d'oggi è lavorare con le famiglie e con i giovani. Il mondo vuole dividere, separare le famiglie e i giovani. Noi vogliamo unirli e portarli a Dio. Siamo venuti a prendere forza per proseguire la nostra missione. Esta è o che viemo a buscare qui, la forza per continuare la missione. Credo che sia anche un po' noi che abbiamo fede, diciamo così, un segno dei tempi o comunque un dono dello spirito, perché in questa confusione che c'è oggi su cosa significa essere famiglia, sul matrimonio, che natura abbia, e con tutte le teorie dei genere e quant'altro che sappiamo, no, dal punto di vista culturale, crea molta confusione, anche a volte conflitto. Ecco, la Chiesa propone questa famiglia che da un lato uno potrebbe dire ma dov'è l'attualità? È di fine Ottocento e così un po' in Francia, nella laica Francia l'hanno presentata, diciamo. Dall'altro lato invece, proprio per questa distanza, diciamo così, storico-culturale, può essere particolarmente attuale. Cioè proprio per questa differenza esteriore, così, nelle condizioni di vita, possiamo cogliere qual è il motivo dell'attualità della famiglia e del matrimonio cristiano oggi, come semplicemente la cosa più bella che Dio abbia pensato, no? La loro attualità è che il Vangelo è possibile viverlo da fidanzati, da sposi, da vedovi. È possibile viverlo in fondo anche con una morte annunciata in casa, come mamma Zelia che muore di un tumore al seno, la perdita di 4 bambini piccoli, dei 9 avuti, la vita domestica con gli operai, che la mamma aveva una grande passione per il merletto, una abilissima merlettaia, e aveva una ventina di operaie che lavoravano per lei. Quindi la canonizzazione dei coniugi Martin abbraccia la vita quotidiana di ogni famiglia e dice che non c'è nulla di escluso, da buttare via, che tutto concorre alla santità. Dipende dallo spirito, dall'amore con cui queste cose sono fatte. Luigi e Zelia lo facevano nell'obbedienza piena al Vangelo, la preghiera, la vita liturgica, ma anche il divertimento, la domenica trascorsa anche nelle passeggiate,
nell'educazione dei figli, questo è quello che possono insegnare. Bom, acho que é isso. Nós renovamos o nosso os votos do sacramento diante das relíquias de Santa Teresinha do casal. Abbiamo rinnovato l'impegno del nostro sacramento di fronte alle reliquie dei Martin, chiedendo loro forza, perché il sacramento è una forma di sacerdozio e non è facile nei giorni d'oggi. È difficile. Soltanto facendo un pellegrinaggio, essendo vicini ai nostri santi, possiamo vincere questa battaglia. Abbiamo due figlie meravigliose, frutti del nostro sacramento, e questo comprova la grazia di Dio e che ne vale la pena essere una famiglia cristiana. Frutto desse sacramento, a Camila e a Melina, che sono meravigliose, e isso mostra a grazia di Dio. Vale a pena ser un casal di Dio, vale a pena. Nella vita dei santi non tutto è perfetto, non tutto è la perfezione. Zelia, pur riuscendo a educare molto bene quattro figlie, ha avuto tanta pena e tanta fatica per educare Leonia. Ma nonostante tutto, anche i limiti di natura, i limiti di intelligenza, i limiti di carattere che questa figlia aveva, non hanno impedito una santità. Tant'è vero che Leonia, dopo la morte di Teresa nel 1897, entrerà tra le visitandine, mettendosi alla scuola di sua sorella Teresa, recupererà il suo passato, accetterà i suoi limiti e il processo vedrà se questo può essere riconosciuto come santità nella Chiesa. Santa Teresinha è una grazia, ela è molto prossima nas pequenas coisas da família. E ela declarou os pais santos, né? Então eu imagino que agora o casal, toda a família de Santa Teresinha, o que talvez a dificuldade, o testemunho do Luiz Martin, o testemunho da Dona Zélia, eles vão fortalecer também nas pequenas coisas. Santa Teresinha é muito vicina a nós nelle piccole cose, nel quotidiano della vita familiare, anche i suoi genitori. La loro testimonianza ci aiuta a superare i piccoli problemi, le difficoltà di ogni giorno che ogni chiesa domestica nasconde. A volte fuori è tutto bello, ma all'interno ci sono intolleranze, scontri, incomprensioni. Che Luigi Martin, che spesso chiamava la sua figlia Regina, possa portare la sovranità di Dio alle famiglie. E che era il re, che possa trazer tutta questa maestà, tutta questa ricchezza di Dio per i lari delle famiglie.